Sabato 3 settembre 2022, Euralab, Urban Regeneration Art, un'iniziativa a cura dell'associazione Primavera Onlus e associazione Sole sui Sicani. In questa giornata un laboratorio di pittura, che ha coinvolto diversi artisti locali e non, ha rivalorizzato un quartiere all'interno del centro storico di Bivona. Gli artisti coinvolti in questa manifestazione sono Leonardo Padronaggio, Stefano Gallitano, Piero Cutrò, Vittorio Alferi, Rosellina Cacciatore, Raffaele Parisi, Enzo Parisi, Eliana Cicchirillo, Ernesto Lepre, Franco Facella, Caterina Turano, Sofia Parla, Biagio Spallino, Giusy Labruzzo, Nicole Mirrione e poi Luca Camberlingo, Salvo Scherma, Anna Bruna, Domenico Cocchiara, Sofia Parla, Giuseppe Pullara, Marco e Massimiliano Giglia, Giovanni Piazza, Alex Raspante e Salvatore Virone. Un'iniziativa presentata all'interno del Borghi dei Tesori Fest in occasione della seconda edizione del 2022. Laboratori di pittura su ceramica e su tavolette in legno, tenuti da maestri e artisti locali, hanno visto coinvolti diverse fasce d'età, dai più giovani ai più anziani, che hanno potuto realizzare delle piccole opere d'arte sui due supporti diversi, quindi sulla ceramica e sul tavolette di legno. Ogni anno nel mese di luglio io e la mia famiglia lasciavamo le Pugliese per trasferirci nella masseria di montagna situata 1352 metri sul livello del mare, sui Monti Sicani, precisamente a San Filippo. Sullo sfondo si erge il Monte delle Rose. Narra la leggenda che Santa Rosalia, attraverso il monte, dove a suo passaggio fiorirono nel mese di febbraio le rose senza spine. Il paesaggio è ricco di una vegetazione variegata tra macchie mediterranee e lunghe distese di grano, con colori e sfumature contrastanti. Uno sguardo arriva lontano dove il cielo sembra annutrirsi fino al mare all'orizzonte. Lì, come un miraggio, si intravede l'isola di Pantelleria.